movimento que se chama Bakhtin Linguagem, Cultura e Literatura é mais uma criação do Departamento de Teoria Literária e Literaturas por meio do Grupo de Estudos de Literatura e Cultura do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade de Brasília. E nós trouxemos dois grandes estudiosos da obra de Mikhail Bakhtin, que são professores de filosofia da linguagem na Universidade de Bari, Itália. Eu sono molto felice di essere qui e molto felice di parlare su Bakhtin. La parola è sempre in un'altra parola e non può esserci una parola se non c'è l'incontro con un'altra parola, e io non potrei farmi capire da loro se non ci fosse la sua parola. Questo è Bakhtin. Bakhtin dice appunto che la parola vive nell'incontro con l'altro, e questo è molto educativo ma anche molto etico, ed è un discorso che è in funzione di una pace preventiva. Beh, prima di tutto vorrei dire anch'io che sono molto felice, no, di stare qui in Brasile, che è per la prima volta. Oggi parliamo di Bakhtin. Bakhtin è un filosofo, però Bakhtin è conosciuto come teorico della letteratura. Cioè lui è un filosofo, possiamo anche dire, della letteratura. La filosofia e lo studio della letteratura è collegata alla vita, ai problemi della responsabilità. Tutto si conduce alla questione della responsabilità e quindi della relazione con l'altro. Il linguismo presente nella parola, collegato con la presenza di corpi diversi, per esempio, molti colori diversi, anche culture diverse, devono per forza convivere in qualche maniera. Che tu vuoi o non vuoi, devi stare insieme all'altro, devi fare i conti con l'altro, devi pensare all'altro. Se tu vuoi o non vuoi, è così. È scritto nel tessuto sociale di questo mondo. Io ho pubblicato con la casa editrice Contexto un libro che si chiama La rivoluzione bakhtiniana. La rivoluzione bakhtiniana consiste in questo, che non è più l'io, l'individuo, l'individuo nella sua identità, il centro, e l'altro relativo. La rivoluzione bakhtiniana consiste nel mettere l'altro al maiuscolo, il centro è l'altro. E non puoi costruire niente, neppure sul piano estetico, sul piano letterario, se il discorso è il discorso di un io, soltanto dal suo punto di vista. Non puoi costruire niente, né dal punto di vista estetico, artistico, letterario, né dal punto di vista etico, né puoi costruire la pace se tutto è centrato sempre sull'io con la lettera maiuscola. Quella rivoluzione bakhtiniana consiste nello spostare il centro. Come Copernico ha spostato il centro dalla Terra, no? Al Sole, il Sole adesso è l'altro, è la luce dell'altro. Fa di questo mondo una grande promessa per tutto il mondo, per tutti. Se vogliamo imparare tutti insieme la lezione della convivenza, della pluralità e nella pace.